Bentornati sul canale. Dopo la visita alle magnifiche meteore, ci siamo messi in viaggio verso sud per raggiungere la costa. Siamo ad aprile e in questo momento dell'anno ci sono davvero pochi turisti e il campeggio libero è tollerato. Questo ci dà la possibilità di sostare in posti magnifici a due passi dal mare. Buongiorno, rotolando verso sud abbiamo trovato questo posto. Ci troviamo nel Clissura Canyon. Ci siamo passati per caso e abbiamo visto in lontananza il monastero di Panagia Eloisa. È incastonato nella roccia, quindi adesso andiamo a vederlo. Il monastero si trova incastonato in questa grotta. E qua ce n'è uno un po' più piccolo. Il paesaggio è veramente bello, oggi c'è un sole bellissimo dopo un po' di giorni di pioggia. Il monastero è stato costruito, come avete visto, a ridosso della parete di roccia di questo bellissimo canyon. I dipinti avevano uno sfondo verde, ogni volta troviamo uno sfondo differente. Non sappiamo se questo abbia un significato per gli ortodossi o meno. Comunque è molto carina e poi molto facile da raggiungere, c'è una piccola salita e poi la vista sul canyon è veramente meravigliosa. Abbiamo raggiunto un altro spot veramente bello. Mi sa che tra poco viene giù una tempesta. No, ma andiamo in Grecia che c'è il bel sole. Sta veramente diluviando, sembra quasi che tra un po' si metta pure a grandinare perché è proprio uno di quei temporali estivi. La quiete dopo la tempesta, come avete visto la pioggia ha completamente allagato il prato dove siamo parcheggiati. E di nuovo è uscito il sole, oggi così tutto il tempo, sole, pioggia. E niente, adesso si sta rischiarando, si inizia di nuovo a vedere il Peloponneso e adesso mangiamo cena. È il secondo giorno che siamo qui, vediamo da lontano sempre il ponte che porta verso il Peloponneso. Ma si sta troppo bene e oggi siamo venuti fuori per goderci il panorama perché ieri sera abbiamo fatto cena troppo presto e quindi la cena era pronta e ce lo siamo goduti da dentro il camper, ma oggi siamo fuori con tutti i moscerini del mondo che sono qua vicino a noi. È bellissimo il tramonto qui perché si colorano tantissimo queste rocce, come vedete, è veramente bello. Buongiorno. Stiamo lasciando questa bellissima spiaggia, tra l'altro oggi fa caldissimo, ci siamo messi in gingheri con i vestiti estivi finalmente e adesso andremo verso il Peloponneso. Allora, ci sono due diverse alternative. La prima è il ponte che è bellissimo, nuovo, 21 euro per i camper. L'alternativa è prendere un traghetto che parte praticamente alle basi del ponte e ti porta dall'altra parte. Ci va un po' di più perché bisogna aspettare che parta e anche la traversata sarà penso un quarto d'ora, però costa praticamente un terzo, anche meno, perché costa 6,50 euro e il ponte costerebbe 21 euro. Esatto, quindi l'attesa vale la spesa perché comunque si risparmia un sacco.
arrivati ad Olimpia, una delle città più importanti dell'intera storia greca. Infatti proprio qui nacquero i giochi olimpici. All'inizio partecipavano solo uomini nudi, quindi non potevano vedere lo spettacolo donne schiavi. Alle mie spalle c'è il ginnasio, c'è un parco archeologico veramente grande e insieme al ticket che costa 12 euro c'è anche il museo. Andiamo a scoprirlo. Alle mie spalle il tempio dedicato a Zeus, il dio dell'Olimpo. C'era una statua alta 12 metri costruita di oro e avorio. Purtroppo è andato tutto distrutto nel V secolo d.C. Ci sono comunque tantissimi resti di colonne, per esempio qui, ed è veramente emozionante, anche se è difficile immaginare cosa c'era qua una volta. Visitiamo il Museo dei Giochi Olimpici e quello archeologico. All'interno si possono ammirare alcuni resti dell'antica Olimpia, oggetti di uso quotidiano, ma anche conoscere informazioni sulle prove in cui gli atleti si sfidavano e le regole che dovevano seguire. Abbiamo raggiunto la spiaggia Ajannakis, c'è un posto dove tantissimi camper rimangono per un po' di giorni, sembra quasi una savana con questi alberi giganti bellissimi, e poco più in là c'è la spiaggia e fino ad ora insomma ci siamo messi sotto a valutare un pochettino il nostro percorso di viaggio, perché finché siamo rimasti qua in Europa è comunque molto più facile e adesso dobbiamo un attimino valutare dove passare, cosa fare. Quindi oggi giornata un po' stressante di scelte, di valutazioni eccetera, e quindi adesso tra poco andiamo in spiaggia a goderci questo bel posto. Tra l'altro abbiamo pure fatto il bucato che sta asciugando al sole. Buongiorno, stiamo attraversando una zona piena di ulivi con vista mare al fondo e stiamo raggiungendo le Neda Waterfalls. Siamo arrivati al punto d'inizio del sentiero. In realtà, se volete, potete continuare ancora un pezzo con il vostro mezzo, ci sono altri parcheggi. Noi però abbiamo deciso di iniziare da qua a camminare, quindi lasciamo il camperino qui. Stiamo facendo la bellezza di 4 km, alla fine la strada si poteva fare, su internet c'era scritto che era disastrata, non si poteva passare. C'è pure l'asfalto in questo punto. Vabbè, comunque è buono sapersi per voi e per chi verrà dopo. Solamente due fiumi in Grecia hanno nomi femminili, uno di questi è proprio il Neda, che tra l'altro era la dea, la divinità dell'acqua. Il sentiero è veramente esposto, nel senso che cioè, in alcuni punti sono dei bei dirupi, quindi se venite con bambini o cani fate molta attenzione, perché c'erano delle protezioni ma sono andate giù, quindi occhio. Questa dovrebbe essere la cascata più piccola, in teoria ce ne dovrebbe essere un'altra alta 25 metri. Questa non mi sembra 25 metri, quindi proseguiamo.
Però molto bella, l'acqua è veramente turchesa. Adesso passeremo sotto nel ponte così la vediamo meglio. Inizio a intravedere, sembra un piccolo paradiso, l'Eden. Se mi chiedessero l'Eden che forma ha, adesso lo vedrete. Bellissimo, bellissimo. Marco ha fallito, troppo ghiacciata l'acqua, non ha fatto il bagno. Allora, abbiamo lasciato la cascata principale che è meravigliosa e ci siamo addentrati in un piccolo sentiero qua vicino e abbiamo raggiunto un monastero che è abbandonato. E dopo ci sono delle grotte dove hanno cercato di costruire qualcosa ma è tutto lasciato andare. Sì, però vabbè, tutto pericolante. Comunque la primavera è esplosa, c'è un sacco di profumi, di fiori, di farfalle. C'era una farfalla che non mi lasciava, non so cosa avevo sulle mani, magari erano un po' salate, non lo so, comunque voleva venire con noi, poi una falata di vento l'ha portata via. Storia triste. Comunque un sacco di apine, un sacco di insetti, molto molto bello. Ce l'abbiamo fatta! Con la bellezza di un'ora. In salita così, con il sole battente, adesso sono arrivate le nuvole e anche l'aria, come vedete sono Goku, Super Saiyan, ma eccolo lì. Adesso ci andiamo a rilassare un po', a mettere una birretta in frigo. Assolutamente. Questa oggi è super meritata. Marco ha anche visto un bel serpente, sì. Si nascondeva negli arbusti. Ci sono parecchi animaletti qua. Interessanti. Abbiamo deciso di tornare nel posto che abbiamo lasciato stamattina praticamente, e così almeno siamo tranquilli, dato che siamo stanchi e non abbiamo voglia di cercare un posto, di valutare se è tranquillo, se possiamo stare eccetera. Andiamo là, tanto ci vuole comunque un'ora, come vi abbiamo detto prima, adesso siamo veramente immersi nelle montagne, quindi un'oretta e torniamo là, ci rilassiamo sulla spiaggia. Appetito, e per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima avventura, ciao!